e speriamo, ecco, inizia in questo momento. Subito il Lod che, anche se sembra proibitivo, e segna in questo momento il Lodi segna. Stavamo dicendo, non ci sta a perdere, invece ha segnato proprio il Lodi con il numero 44, Davide Nadini, gare questo incontro. Ricordiamo il suo tiro che ha fatto sognare i Giovinazzi a Breganze. Tiro e rete di Leber. Siamo alla sua 13ª rete. Forza AFP Giovinazzo. Ancora il Lodi. Siamo dietro la porta di Belgiovine. Il Lodi indietro. Nayer prova dalla distanza e segna ancora. Nayer per il 2-1 del Lodi. Con il Lodi sempre in avanti, con Nayer, ancora il Lodi, fare la manovra. Siamo a ridosso della porta di Belgiovine. Provano a sorprendere e segnano la terza rete con il numero 7, Nayer, doppietta per lui. Il signor Andrisani verifica che sia tutto pronto per poter concedere il tiro. Momento emozionante davvero questo. Fischio che arriva in questo momento, tiro di Leber, intercetta Grimald, nulla di fatto, non è stato come il primo. Tutto pronto per il tiro. Fischio del signor Andrisani, tiro ancora Grimald e ancora una volta atterrato Leber. Clavel 3-1, alla meglio il Lodi e riparte. Ancora gol del Lodi per il 4-1. Andiamo a rivedere l'azione. Due azioni sprecate dall'AFP Giovinazzo con Leber e ancora il Lodi in avanti. Quinta rete del Lodi dopo appena qualche secondo dalla quarta. 5-1. Comura. Tiro, parata ancora di Grimald, ancora Mura, nulla di fatto. Lodi sempre in avanti, Antonioni, tiro e rete, sesta rete del Lodi con il numero 44, Nadini. Tripletta di Lillo, ancora in avanti di Lillo a ridosso della porta di Grimald, gira tutta la pista. Partita terminata in questo istante. I risultati arriveranno, ne siamo certi. Intanto non c'è tempo per piangere sul latte versato di questa sera, ma soltanto da ricaricare le energie per una gara successiva. Questa gara è terminata con un punto per la nostra AFP.